pronto per il premio Carosone, una manifestazione che Canale 21 seguirà. Per noi c'è Marianna Emilio per tutti gli aggiornamenti. A te, Marianna. Ciao Narita, benvenuta. Siamo sul palco dell'Arena Flegrea e da poco si è concluso il soundcheck. Siamo qui, c'è grande fermento ovviamente per l'11ª edizione del premio Carosone e che ricorre in un periodo particolare perché siamo a 100 anni dalla nascita del napoletano, dell'americano di Napoli e con noi qui il direttore Federico Vagalebre. Dunque Federico, riparte il premio ma riparte con un clima completamente diverso. Qui abbiamo insomma distanze di sicurezza, gli artisti non si abbracciano più come prima. Ma intanto la musica riparte, gli artisti. Sì, è il primo concerto grosso dopo il lockdown. C'è l'Arena Flegrea che abbiamo riempito in notti lontane ormai di 5.000, 6.000, 7.000 persone. Adesso ne mettiamo molti di meno, però si riparte con un concerto grosso, con una sorta di Piedigrotta carosoniana, con maestri e riveriti e venerati e con giovani promesse, con napoletani veraci e napoletani adottivi, con carosoniani doc e carosoniani discoli che mettono le mani in quel canzoniere preziosissimo e lo reinventano. Io l'elenco è lunghissimo, non me lo ricordo, però Renzo Arbore, Stefano Bollani, Enzo Avitabile, Maurisa Laurito. A me piace molto dire che insieme ci sono Stash Enzo Moscato, due generazioni, cioè loro non si erano mai incontrati, forse non sapevano manco l'uno dell'esistenza dell'altro e finalmente faremo scoprire cosa può succedere quando calcano insieme il palcoscenico. E poi Mario Biondi, Nello Daniele, e poi Lazzero, l'Ebanesis, Micolla Arpa Rock. L'inizio è Carosone per arpa, cosa mai sentita. E poi cos'altro che mi manca? E però non è vero che non ci si abbraccia proprio, eh? Non è vero perché noi vi faremo abbracciare, faremo abbracciare il nostro pubblico e lo facciamo con colui che ci ha fatto abbracciare durante il lockdown. Quindi chi poteva essere qui con noi stasera se no Andrea Sannino. Buonasera a tutti. Certo, è un'emozione, come diceva Federico, inedita, particolarissima, perché festeggiare il maestro è qualcosa che dovevamo fare e volevamo fare da tempo, perché proprio grazie a un musical scritto da Federico eravamo pronti per debuttare al Teatro Augusteo a marzo e siamo stati fermati. Quindi questa è un po' anche una ripresa all'insegna di dove avevo lasciato il mio mondo, che è quello del palco. E poi stasera sono molto emozionato, non tanto per la canzone che avete citato e che ringrazio estremamente tutta la gente che lo ha fatto, ideologicamente dai balconi, diciamo così, ma anche perché farò una cosa assolutamente inedita, cioè cantare un brano mai inciso, scritto dal maestro Renato Carosone. E allora facciamo così. Per chi ci guarderà stasera, insomma, avrà l'anteprima, invece per i nostri telespettatori ve lo facciamo vedere il 31 luglio su Canale 21. Ci sarà ovviamente Andrea Sannino, ma Federico ci ha detto un po' il nostro cast. Potete vederci quindi il 31 luglio su Canale 21. A te la linea, Narita. Grazie Marianna, e ora ci spostiamo a Ischia.